Arriviamo alle prime canzoni della tua playlist. Al secondo posto, che canzone hai scelto? Una canzone che si chiama Je reste debout di Section d'Assaut, che è una canzone che anche quello che ascolto spesso. Perché dice in pratica che qualsiasi cosa cercano di farti, tu rimani sempre in piedi. E quindi è una canzone un po' che mi rappresenta, soprattutto nel momento dove sono stato fermo un anno, e quindi che qualsiasi infortunio, qualsiasi cosa che ho avuto, sono sempre tornato. Quindi è un modo per dire che qualsiasi cosa mi accada, rimango sempre in piedi. È una cosa che tendi a dimenticare questo, o comunque fa parte del tuo bagaglio, cioè di vita? Cioè la ricordi avendola comunque superata? No, sicuramente... È difficile da rimuovere, immagino. No, non si cancella sicuramente, però come ho detto è un momento che mi ha anche insegnato qualcosa. Qualsiasi cosa che arriva, anche se è brutto, ti insegnano delle cose, ti fanno crescere, ti fanno diventare più forte, e questa canzone in pratica racconta un po' questo, anche sì, una canzone che è un po' vecchia, però l'ascolto spesso. C'è un compagno che ti è rimasto particolarmente vicino quando sì, sì, ti sei fermato, che a cui magari hai detto grazie in modo particolare, perché no, magari però ti ha sopportato anche fuori dal campo. No, io ho avuto comunque, ho sempre detto fuori campo Santa Croce, che era mio compagno di Parma, che è l'unico che veniva a trovarmi o a farmi un po' sorridere, a passare del tempo con me, quindi è diciamo la persona che mi è rimasto più in cuore nel mondo del calcio. Allora noi andiamo a sentire questo secondo posto con la canzone che ha dato la carica a Jonathan Biabianic.